Allora, questa Maddalena, in poche parole, è uscita di nuovo fuori dopo tanti anni, durante il lockdown, dove non si sapeva dove scappare e si andava giù il rivo qua dove stiamo andando. Noi sapevamo, io quando ero piccolo sono cresciuto giù al rivo di Sallevo, abitavo là e si stava benissimo perché tu te ne andavi in campagna col verde e andavi a giocare. Noi facevamo una liana attaccata su un ramo, bello doppio, dove facevamo proprio Tarzan. E durante il lockdown che alcuni ragazzi che andavano già laggiù per stare fuori dal paese, per stare tranquilli, hanno riscoperto questa zona, si sono messi a pulire, appena ci hanno riaperto, hanno pulito tutto e hanno fatto la Valle dei Mulini, che abbiamo chiamata così, vedrai come è uscita. E perché si chiama Valle dei Mulini? La Valle dei Mulini perché là ci stanno dei mulini. Vecchi mulini là. Vecchi mulini, adesso qualcuno riesce a fartelo vedere. Qualcun altro ci si può arrivare, però non è proprio pulita, però ci si cammina, si va bene. La faccio vedere. È chiamata così Maddalena e non si sa perché si chiama così. Sicuramente ci sta qualche dicitura, cercherò di farti la vedere. No, sì, sinceramente io non so, solo perché quella zona viene chiamata la faccia. E tu passi dall'altra parte. Dall'altra parte passi. E corbezze, adesso buona a mangiare, eh. Qua si può fare veramente un grosso parco lungo. Che bello, che bello. Vieni tu poi di volta. Sì. Della Nikon che abbia fatto, non è nuova, però è una full frame, sarebbe che è una macchinetta, è una macchinetta, allora c'è la mirrorless e la full frame. La full frame è impressionante. 350 non è... No, si può fare, anche perché macchina. Ma poi il fatto che è tenuta come se fosse nuova. Vabbè, se me la dai tu sicuramente non mi dai una sola, no? No, vabbè, sinceramente non la darei a nessuno. Perché poi per 350 euro sono solo rogni. No, fai la figura di merda. La figura è merda. Fermate un attimo, aspetta, fermate un attimo. Pure sostegno. L'unica cosa qua lo devono fare bene, recupera. No, cercando di... Il despugliatore taglia un dito. No, cercando di... Questo sito, sapendo che era una cosa importante. E ho iscritto la nostra... Associazione. La nostra associazione, alla nostra festa. Automaticamente ci hanno accettato e abbiamo preso i voti proprio da tutte le persone che andavano sul sito. Che poi è un sito che... Non è che siamo andati, abbiamo preso 3.000 e non so quanti voti. E non sono mica pochi. E non so poco per un sito, eh. Che succede? Cinzio. No, sta andando qua. Non pigliare perché. No, vabbè, che fa? Eh no, e poi lo pigli pure per dopo, che c'entra? Ma questo è un problema di tutti, Carmine. Sì, ma è ignoranza. Carmine, sta di fronte a casa mia, giri dietro casa mia, poi dove sto sposco dove fate, giri un attimo perché non mi metto. Hanno tagliato l'altro, no? Questa proprio non è per tutti. Speriamo che non chiova, solo che. No, anche per qua Cinzia, mi fa piacere fare un giro con voi. Ma tanto alla fine deve uscire dall'altra parte. Vediamo ogni tanto.
Meno male ci hanno fatto fare la festa, ma abbiamo piano poco d'aria. Ho caricato i video, ho fatto pure delle foto. Purtroppo l'ho fatto con il telefono, però ho fatto delle immagini da soprattutto che sono andato un po' più. Hai visto quello che ho fatto io? No, sì. No, quello non l'ho visto, se me lo mandi. Io sono passato da Nikon a Sony perché mi sto specializzando per questo i video. Questo qua mio Huawei fa belle foto. Huawei. Però ormai si è fatto vecchio pure questo. Però il Huawei devi pensare che l'America sta fa una guerra, no? Lo so. Già sa che i cinesi supereranno il fuoco. Io ci ho bloccato lì. Questo qua è un po' perché è andato un po'. E per quello rivincerà la lezione. Tu pensi che il virus l'ha mandato la Cina? A me la mandano la Cina, tu dici? Vai, sfuggito di mano. Adesso chiedere tu. È bellissimo. Non si devo riportare mai a morte. Ecco Carmine, tu dici da fa tutto. Mo sono a sapere che mia moglie è attaccata a quella, mo ci fa due, sono capitato al mese di novembre, situazione di due macchine, iscrizione universitaria di due figli e tutto quello che avevi pensato a fare lo invia. No, non hai capito, no. Hai capito come? Ci sono 20.000 euro per farsi piano più. Bravo. E io l'ho mandato a Napoli. Sì, sono bravi, però ecco, mo quest'anno è una guerra di tasse. Ha pagato solo quella regionale. Lo ritengo Giulia che è fantastica, una bambina che ha lavorato chiunque per una figlia come me. Non ti dico niente perché lui non pensa bene come me. Io sono uno che. No, no, sono giovane, però volevo fare molto di più per quello che. E come a me, come a me. No, perché mi spero sempre una vita come chiamare, non posso stare. È quella. Però dopo guarda, oggi posso dire che sto finito della mia vita. A me le persone che. Vabbè, Carmine, loro vanno pure più facilità di non avere una laurea. Questi ragazzi sì. Se non hanno una laurea non possono fare niente. No. Sì, sì. La tempo di industriare in tanti modi, io me la lì, no, cazzo di ma guarda, io ero un operatore. Ciao, ti ho pranzo stava niente. Era tutte. Tutti i ragazzi. Cioè tutti i ragazzi di Sessa? Di gomito, 50 ragazzi. 50 ragazzi sessani, che si hanno messo a pulire tutto coso. Sì, che speravano di poter trovare pure lavoro qua, come sperano ancora, speriamo tutti che riusciamo a fare qualcosa. E qua ci fai un barco con la fine del mondo. Capito? Guarda quel punto. Qua altro che Cinzia, qua altro che Bosco delle Favole. Certo, io volevo fare qua una cosa del genere. Questo continua giù, arriva fino a Ponteronio. Questo qua? Qua? Non riesce a casa, arriva a Ponteronio. Ma dove, andando di là? Allora andiamo a Marzulli. Ma è dobbiamo andare di là. Ah. Claudio, qua da sopra la Tuoro, che sta arrivando a Roccomonfino. Lo so. Capito? Il Rio Travata. Siccome ci sta il sindaco di Roccomonfino, che è giovane pure lui. Carlo. Carlo, là si può fare un barco che si arriva tutto. Ma che le si può fare? Ci vanno tutti quando va assessamento, mannaggia. Non essere manca scienziata. No, devi essere una persona seria. Non devi vedere lo scopo di lucro in questa cosa. Perché se cominciamo a vedere il scopo di lucro, è finita. Arrivano 1.000, ne spinno 100 e 900 di pittata. Lo so, sempre la stessa cosa. Quindi è sbagliato strada. E non posso salire qua? Sì, vedi. Ma proprio la bellezza di passare là sopra. Claudio ti fa la foto da giù. Sì. Fa caldo qua sotto. Fa caldo qua sotto. No, perché non gira aria. Vabbè, ma devo per fare. Ah, vabbè, risponde si va sotto. Ma puoi salire qua? Andavo. Sì, sta pedando, lui. Ma qua devi venire. Vabbè, posa.
Cinzia, ecco. Aspettavo. Ho quasi paura. Altro che il bosco delle favole, qua. Di che? Ed ecco qui, come diceva Franco Cassano, la civiltà delle macerie. In questo posto particolare c'è proprio l'incrocio tra la civiltà delle macerie, che era quella nostra, che si è trasformata nella civiltà della Munnezza. Dalle macerie siamo passati alla Munnezza. Dalla macerie si ricostruisce, si riparte. La Munnezza no. Ma qui no, attenzione, i funghi, quello è capace di soccrescere stanotte, eh? Sì. Ecco, guarda Claudio, guarda sta roccia. Queste piante sopra, che sembra la fioriera. Mannaggia, almeno si è scaricato. Cioè. Vado là, mi metto di spalle e mi fai una foto, però di spalle. E sappi la fa. Qua è più vicino. Sì. Sì.
donna, prima di me. Sì, ma dai, paro ragazzo. Aspetta, voglio vedere. Aspetta. Guarda che strano questo specchio. È una liana. Tu ci sei stato? Anche per vedere quella chiesetta che sta là sopra. Non lo so. Prima siamo passati di questo. La piccola mugnaia che va a prendere la farina, va al mulino a prendere la farina.